Ben due persone mi hanno chiesto questo tutorial e quindi andiamo a vedere come si suona Chosen dei Måneskin, chitarra e basso. Partiamo da quest'ultimo. Vi faccio sentire come si suona l'intro e la strofa, poi vediamo il resto facendo partire una base di batteria. Scusate il fruscio, ma è l'impedenza del telefono che fa questo schifo. E ho sbagliato base. Dopo aver sentito il telefono che beve un succo di frutta, vediamo nel dettaglio. Allora, mi metto così, così è più comodo per tutti. Siamo praticamente soltanto sulla quarta corda, quindi quella più spessa, questa qua. Siamo su questa corda e siamo tra il secondo tasto e la corda a vuoto. Questo secondo tasto non è il primo, che non si vede questa linea. Sostanzialmente 1, 2, 3, 4. Quindi secondo tasto, corda a vuoto, secondo tasto. Di nuovo. E poi c'è questa notina qua che spezza un po' il ritmo, che si trova al quarto tasto della seconda corda, che praticamente non è altro che un altro fa diesis, però un'ottava più alta. Quindi rivediamo. Secondo tasto, corda a vuoto, secondo tasto. Notina alta e di nuovo. E questa è l'intro, che poi si ripete anche dopo il primo ritornello. La strofa è leggermente diversa perché praticamente fa le stesse cose, quindi. Però quando nell'intro c'è la pausa, nella strofa in realtà suona ancora e quindi fa così. Questa è l'unica differenza. Ripeto ancora che questo è il secondo tasto, solo che non si vede la linea, questa qui del capotasto, e non è il primo. Arriviamo al ritornello. Quindi, come avete visto, qualcosa di molto semplice, però vediamolo nel dettaglio. Siamo quarto tasto della seconda corda, quindi dove eravamo prima per la notina alta, quindi qui. Vi dico prima i tasti e poi come si suonano. Quarto tasto, poi secondo tasto, sempre seconda corda, secondo tasto, terza corda e quarto tasto, terza corda. Quindi 1, 2, 3. Che poi sostanzialmente sarebbero Fa diesis, Mi, Si, Do diesis. E sono anche gli accordi, come avrete intuito. Come si suonano? Quindi ci sono due volte, si suona due volte ogni nota, con questo ritmo. Uno, e poi si cambia. Per chi volesse aggiungere qualcosa e fare un po' più il figo, fa come ho fatto io nella base karaoke, ovvero richiama l'ottava e quindi. Una cosa di questo tipo. Ma se vogliamo restare tranquilli sul semplice e fare come fa l'originale, d'altronde, come fa Victoria, facciamo questo. Che poi è la stessa cosa che si fa anche dopo il ritornello, quindi quando c'è Damiano che dice solo Follow Me Now. Volendo, se volete dare un minimo di sfumatura, al posto di fare sempre la nota alta, quando arriva l'arpeggio, appunto, fate la nota bassa e quindi Fa diesis basso al secondo tasto della corda più spessa, corda a vuoto, e poi di nuovo gli altri due sono uguali, quindi secondo tasto, terza corda, quarto tasto, terza corda. Però se volete appunto fare come fa l'originale,
questa cosa qua sia al ritornello che all'arpeggio. E niente, il resto è tutto uguale, quindi poi riprende quella parte di intro dove non c'è la nota richiamata, quindi solo così. Sentite proprio la pausa. E la strofa di nuovo invece senza pausa, quindi... eccetera. E questa era la parte di basso, quindi alla fine è una cosa molto semplice. Adesso vediamo la parte di chitarra, che è un po' più complicata.